Oggi facciamo un lavoro brutto. Alzi la mano chi gli piace pulire il forno di casa. Scommetto che non l'ha alzata nessuno. Perché pulire il forno di casa è davvero una scocciatura. Vediamo di cosa stiamo parlando. Accendo un attimo la luce così lo vedete. Vedi la teglia, ma la teglia è il meno, il più è il forno, che si creano tutti questi puntini, queste macchie scure che non vengono via. Infatti tu, anche se le gratti con la paglietta, non viene via sta roba, o viene via poco, o non viene via bene. Gabriele, non usare la paglietta d'acciaio nel forno che si rovina. Non è che si rovina, si opacizza appena appena un po', ma non è che tiri via la vernice, non è una vernice normale. Quella del forno è uno smalto cotto, non viene via come la vernice classica. Io il forno lo faccio abbastanza spesso, perché meno è conciato e più è facile pulirlo. Comunque vi faccio vedere il sistema per pulirlo anche quando è completamente bruciato. Alcuni forni hanno le grigliette così, gli scaffaletti in acciaio, altri non ce li hanno e hanno delle bombature. In ogni caso non cambia nulla, bisogna smontare tutto quello che viene via. Tanti hanno queste grigliette, non sanno che si smontano, hanno due movimenti, un movimento verticale, tiri su verso l'alto, e un movimento laterale, e si sganciano. Tiri su e sganci. I forni in genere hanno anche la lampadina con una protezione in vetro termico, questo invece lo lasciamo, semmai lo tiriamo via dopo. Perché se togli la protezione della lampadina per pulirlo, poi dopo bagni la lampadina, fai saltare la corrente. Prodotti per pulire, allora, con il sapone normale non gli fate neanche il solletico. Poi ci sono in giro le bombolette o questi spruzzini qua dei supermercati. Questi hanno dentro un principio attivo che sgrassa, che scrosta un po', però anche con questi qui fai tantissima fatica. Va bene se il forno è appena appena un pochino sporco, appena appena, oppure per fare il vetro. Poi ci sono i prodotti professionali, quelli che funzionano veramente, però bisogna stare attenti. Questo qui per esempio funziona benissimo, però si usa a caldo, e in casa non puoi usare un prodotto con questi acidi qui a caldo, perché sennò fai un aerosol di acidi che non va bene per la salute, non hai l'aspiratore come nei ristoranti. Quindi quelli a caldo, in casa non va bene, io ce l'ho perché lo uso per pulire la griglia o per fare lavori all'esterno. Dove lo trovi un prodotto del genere? Lo puoi trovare in ferramenta, nei negozi specializzati, su Amazon o nei prodotti di fornitura alberghiera. Gabriele, ma quelle bombolette specializzate dei forni che vendono al supermercato? Sì, ripeto, vanno bene se il forno non è molto sporco, però bisogna grattare, bisogna dargli dentro di olio di gomito e non vengono mai tanto bene, perché hanno il principio attivo, che poi è lo stesso degli altri, perché sono tutti gli stessi, che però è poco. Poi quella schiumetta lì, dopo un attimo, scende e funziona un po' male. Secondo me il prodotto migliore per pulire i forni sono questi gel qui, Puliforno, ce ne sono tanti marchi, tanti tipi, di solito sono vasi da chilo così, li trovi in ferramenta, li trovi su Amazon e li trovi nei negozi specializzati di detergenti per la casa, quelli tosti. Sono comodi perché sono come gel, li spalmi con il pennello e stanno su, non scendono giù come la schiuma, quindi funzionano bene. Il principio attivo è lo stesso, però è molto più concentrato. Di cosa sono fatti? Hanno dentro qualche tenso attivo, qualche sapone, un po' di schiuma, dei gelificanti, ma la sostanza principale è l'idrossido di sodio, che è la soda caustica. Puoi anche comprare la soda caustica, quella a scaglie, in ferramenta te la vendono o in drogheria, però bisogna stare molto attenti perché è molto pericolosa quando la soda la mischi con l'acqua per fare la soluzione, che comunque non è mai gel, quindi è liquida e scende dopo nel forno, e si scalda, si surriscalda e potrebbe essere pericolosa. In ogni caso è sempre bene usare bene guanti e occhiali. Appoggiati sul tavolo, bello forte, non su una cosa precaria come questa, io lo faccio per farvi vedere. Hanno sempre dei tappi difficili da aprire, si schiaccia e si gira, aperto. Queste soluzioni gelatinose si appiccicano alle pareti del forno, come si appiccicano al pennello, vedi com'è? Devi stare attento a non toccarti la pelle con questa roba, non toccare i vestiti, non toccare la faccia, non fartelo schizzare addosso. Ne prendi un po' alla volta e lo spalmi nel forno, dappertutto. Ripeto, il forno è freddo e con questa gelatina vado dappertutto, in tutti i buchi, in tutti i meandri. Con il pennello si riesce a farla arrivare dappertutto. Se non hai il pennello usa una spugnetta, però il pennello è molto meglio. Importante non spennellare in alto le resistenze. Le resistenze non vanno spennellate, sennò quando accendi il forno fai un affumicamento chimico in tutta la casa. E per ultimo faccio la parte su. Guarda come resta su questa gelatina, guarda, neanche una crostata di mele resta su così bene. Mi raccomando, non usatela per la crostata di mele. Questo prodotto va bene anche per il vetro, questo, anche tutti gli altri prodotti, non solo questo. Anzi, per il vetro puoi usare anche la bombolettina, che va bene, più leggero, è meno sporco il vetro. Anche la leccarda merita una passatina. Anche sotto, perché non è che uno si cambia le mutande senza lavarsi il... si è capiti. Anche le grigliette varie, queste qui si possono mettere anche in lavastoviglie, però prima magari una passatina così con l'acido
per tirare via le incrostazioni, quelle che non vengono mai via. Metto in forno, lo chiudo, mi raccomando, non accenderlo, eh. I tempi, allora, se è poco sporco come questo qua, gli faccio fare giusto un'ora e mezza, adesso vado a fare la spesina, torno e lo pulisco. E se invece ce l'avete conciato male, questo lavoro qui lo fate la sera prima di andare a letto, lo chiudete, tanto non scappa, poi con calma la mattina, il giorno dopo, anche se passano più ore, lo fate dopo, perché così il principio attivo, la soda caustica, lavora di più, lavora per più tempo e scioglie bene tutto il nero. Vabbè, si corrode? No, perché la vernice del forno e le guarnizioni sono fatte apposta per questi prodotti qua. Se invece usi nel... Ma stai registrando? Ah, se invece lo usi nel microonde, guai, eh? Non usatelo per il microonde o per altre superfici, perché questo prodotto qui va bene anche per sverniciare e tirare la vernice. La vernice del forno invece è vetrificata. Raccomando di chiuderlo bene, hanno tutti la doppia chiusura di sicurezza, però quando vai giù, stringi un po' finché non lo senti che è bello duro. Dove lo trovo? Allora, prima di tutto, come ti dicevo, Amazon, ferramenti, drogherie, negozi specializzati. Controlla che ci sia scritto idrossido di sodio, che poi sarebbe la soda caustica. Gabriele, ma tu dove l'hai preso? Io l'ho preso su Amazon, ti lascio il link in descrizione così puoi andare a vederlo. Mi hanno dato anche il panno per strofinare il forno, molto comodo, dopo lo usiamo. Il pennello, lavalo subito, se no lo butti via. Questo prodotto non ha odore, non ha profumi, l'importante è che non accendi il forno e non fai i vapori. Per il resto sei tranquillo, non ti fa puzzare la casa, niente di niente. Occhiali, guanti, mi raccomando. È passata un'ora e mezza, ma anche se passa un po' di più, non ti preoccupare che lo trovi qui, non scappa, non te lo fa nessuno. Questa l'appoggio nel lavantino per la Beatrice, che lei queste cose qui c'ha più pazienza. Adesso puliamo il forno, non usarmi l'acqua, perché se mi metti dentro l'acqua comincia a fare schiuma, fa un disastro, acqua da tutte le parti. Bisogna usare soltanto qualcosa di abrasivo, o una pezza di queste qui, o una spugna di quelle verdi che grattano bene, però con il verde nuovo, non con il verde consumato, o una paglietta di queste qui di ferro, questa è anche saponata, pagliette di ferro saponate. Guarda come l'acido ha sciolto tutto il grasso, tutte queste collature qui, guarda, vedi? E il gel è ancora su, non è andato tutto giù e quindi ha fatto il suo lavoro. Adesso con la spugna incomincia un lato alla volta, stacca tutto, vedi come viene via facilmente, al massimo insisti un po' se c'è qualche macchia che non viene via. Dai una bella grattatina a tutto il forno, ma volendo qui potevo passare direttamente anche la carta e asciugarlo. Oppure lo puoi passare direttamente con una spugna morbida, in questo caso ha lavorato bene l'acido e viene via tutto subito, guarda, non devi neanche strofinare, però io una strofinata gliela do lo stesso. I forni più moderni hanno queste guarnizioni qui che sono fissate solo negli angoli, tu lo prendi per così, spingi un po' in su, con l'indice lo mandi fuori, c'è un ferretino, si sgancia e la tiri giù e la lavi a parte. Una leggera grattatina anche qui in fondo e con un panno di questi qui assorbenti oppure con della carta, tanta carta, cominciate a tirare via tutto. Devi continuare a sciacquare la spugna, ti puoi mettere anche qua vicino un secchio dell'acqua oppure se c'è vicino il lavandino. Asciugo e risciacquo anche i laterali. Io continuo a sciacquare, ogni passatina sciacquo, passo sciacquo, però il forno lo tengo asciutto. Questo rumore che sentite è perché ho acceso un attimo la lampadina. Guardate queste scanalature, ecco, io vorrei parlare con l'ingegnere che ha messo sta cosa qui estetica, che si sporcano dappertutto, qui bisogna usare una spazzolina. Questi disegni qui indicano il fatto che gli ingegneri non fanno mai le pulizie a casa, dovrebbero pulire un po' a casa per capire che non devono inventare ste minchiate. Quando l'hai sciacquato bene, senza fare pozzanghere, senza diventare armata con la schiuma, gli passi un pezzettino di carta o un panno asciutto e con la parte del forno abbiamo finito. Non è che la scusa la tua questa delle mani piccole? No, con le mani piccole vengono meglio. Certo. Però viene via in fretta, guarda. Sì, sì. Questi sono antipatici, va che posizione. Se vuoi puoi metterli dentro nella lavastoviglie. No, ma va, si fa prima così. Se hai le manopole sporgenti, magari c'è un po' di sporchino dietro, tu tira forte, loro vengono via, non aver paura. Pulisci dietro e poi le rimetti, guardi come è posizionata la parte piatta e lo rimetti dentro, senza paura, voilà. Rimetti le grigliette agganciandole bene, la griglia, le carda, le guarnizioni,
La guarnizione, quando l'agganci, ricordati che i buchi vanno nella parte bassa perché la condensa e eventuali liquidi escono da sotto. Nelle cerniere, una volta all'anno, ricordati di buttargli dentro un po' di grasso apposta per cerniere. Che grasso è? Lubrificante al silicone, tutte le ferramenta 2-3 euro. Senti come va bella liscio. Una volta pulito tutto il forno, lubrificato e sistemato, lo accendi 10 minuti a 100 gradi per magari far asciugare eventuali residui, non si sa mai che ti è scappato qualcosa, così si asciuga bene e sei a posto. Se utilizzate i prodotti giusti nei giusti tempi, vedrete che non farete più fatica, acqua sporca, pozzanghere, gomiti, unti per pulire il forno, ma sarà tutto molto più facile. Io non so voi, ma io con il forno pulito mi sento più felice. Scrivi nei commenti se ti senti felice anche tu. Anzi, se c'è qualche trucchetto tuo per pulire il forno, scrivilo nei commenti, così lo leggiamo tutti quanti e impariamo qualcosa di nuovo. Si ringrazia Beatrice che ha ripreso tutto il video e che ha dato una mano anche alle pulizie. Ci vediamo al prossimo video e spero che questo vi sia utile. Ciao a tutti!